Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, bentornati in postazione dopo un mese più o meno. Oggi nuovissimo video a tema regalini, ma come sempre prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto per ricevere una bella notifica ogni volta che esce un nuovo video e vi ricordo anche se vi va di seguirmi sugli altri miei social Instagram e TikTok per vedere tutti gli altri contenuti che posto. Ma quant'è che non registravamo un video in questa postazione? Bello dicembre, belli vlogmas, bello tutto, ma a me piace anche dopo un po' tornare alla normalità ed eccoci qui. Torneranno i video normali ogni venerdì, ogni martedì alle ore 14:30, come vi ho detto prima. E oggi direi di concludere questo bel periodo natalizio con l'ultimo video dell'anno con i regali di Natale. So che vi piace sempre molto gli haul, i regali, eccetera. Mi piacciono anche a me, quindi ho una scusa in più, piacciono a voi. Io devo acquistare, devo farvi regalare cose per farle vedere a voi o no? Oggi sono qui per mostrarvi tutti i miei regali di Natale. Alcune cose non sono fisiche, quindi ve le racconterò, ma prima volevo ringraziarvi per avermi seguito anche quest'anno, per avermi supportato, siamo sempre di più, vi volevo ringraziare davvero tanto, vi volevo augurare un buonissimo anno nuovo e buoni propositi, fatemi sapere giù nei commenti come avete passato le feste, se avete buoni propositi per questo 2023. Allora, partiamo da un regalo fisico e poi parto a uno strato, poi, beh, insomma, parto da una stupidata, ovvero un sacco di dolcetti. Questi me li ha fatti i miei genitori, un sacco di dolcetti. Ho dentro tutta questa borsa che quando ho fame vado e pesco qualcosa. Abbiamo dolcetti, Santa Lucia, Milka, abbiamo Kinder, ovetti anche Kinder. Quindi ci sta, questa probabilmente vi durerà fino all'anno prossimo. Quando ho voglia di dolce, io ora vengo in questa borsa. Erano insieme ovviamente agli altri regali. Il regalo principale dei miei genitori è stato il filler labbra che sono andata a rifare a novembre. Anche qui, se mi seguite sugli altri social lo sapete, ma anche qui poi appena fatte ve l'avevo detto. L'avevo fatto a maggio, l'ho rifatto a novembre, mi trovo sempre molto bene, ve ne avevo parlato bene appunto anche a maggio. Devo dire che dopo questi mesi mi piace ancora di più, avendolo fatto la seconda volta l'effetto è ancora più visibile. Mi piace un sacco, quindi penso che lo terrò fatto. Mi piace veramente tantissimo. Non entro troppo in merito perché anche qui ci sono opinioni contrastanti, quindi non mi va di creare polemica. Passerei ai regali che mi hanno fatto i genitori del mio amoroso. Dai, uno è fisico. Allora, questo ve l'ha regalata sua mamma. Ciabattine invernali di Topolina. No, di sì, Topolina e Paperina. Carine, non so se sono natalizie. No, sono invernali perché sì, colori verde rosso di Natale, brillantinati, però non hanno disegni natalizi. E top sempre belle calde col pelo e sotto hanno la suola in gomma, quindi anche se dovete uscire un attimo, che ne so, fuori casa, non si spappa. Cioè, perché tante hanno anche sotto la stoffa e quindi non potete fare neanche un metro fuori casa, invece così sì. Mentre suo papà mi ha regalato un buono da Sephora, che ovviamente io ho già utilizzato, ma purtroppo il prodotto non mi è ancora arrivato perché ho fatto l'ordine online. Ero indecisa se ordinare l'Airbrush Flawless Filter, sembra si chiama. Beh, il fondotinta di Charlotte, solo che preferisco andarlo ad acquistare in negozio, magari quando iniziano i saldi e a gennaio vedete un bel haul saldi. Anche perché la tonalità era un po' difficile, quindi alla fine ho acquistato lo Skin Glass di Natasha Denona, vi metto qui la foto, è un primer, costa perché costa 54 euro quel primer, però dicono proprio che vi fa la pelle effetto filtro, quindi ho pensato per qualche serata, per delle foto. Era un premio che comunque mi incuriosiva da provare se effettivamente, cioè ne parlano tutti benissimo, però ovviamente mi incuriosisce sempre anche provarlo. Quindi ho acquistato lui con il buono. Rimaniamo in tema beauty. Mia sorella mi ha regalato il set di pennelli di Melissa Tani. Io ho Serendipity, ve l'avevo inserita come palette preferita del 2021. Tra l'altro, quest'anno non so se vi farò un video dei preferiti. Volevo caricarvelo come ultimo video dell'anno, però poi ho detto, boh, so che piace di più comunque i regali. Se vi piace, ve lo posso mettere come primo video del 2023. Fatemi sapere nei commenti. Serendipity l'amo tantissimo come palette, è bellissima, scriventissima. Ora che è passato un anno che ce l'ho, devo dire che le polveri si sono leggermente seccate, quindi i colori scuri, magari marrone e nero, si fanno un po' più fatica a sfumare tra di loro, però è comunque un'ottima palette. E quindi ero stracuriosa di provare anche il suo set di pennelli. Poi si sa, i pennelli non sono mai abbastanza, perché chi ha voglia di lavarli? E quindi ho voluto provare loro. Abbiamo un pennello da sfumatura, ma anche da picchiettare il colore nella piega. I nomi sono MT1, MT2, MT3. Questo è il manico, tutto grigio and soft touch, con il suo logo del brand, Melissa Tani. Bellissimo. Poi abbiamo quello doppio che da un lato è angolato, questo lo uso un sacco per fare gli eyeliner sfumati, un po' meno per fare le sopracciglia perché non uso più bottini piuttosto che ombretti per farmi le sopracciglia, però questo davvero per gli eyeliner sfumati è una bomba. E lo scovolino che io questo di solito faccio tac, lo
piego e lo uso per tirare su le sopracciglia, pettinare le ciglia. Tra l'altro mi sono fatta la laminazione, cioè guardate sia le ciglia che le sopracciglia, che belle. Quindi questo molto utile sempre. Un pennellino penna, questo lo uso per intensificare alla fine, per portare l'ombretta nella rima inferiore, per mettere i punti luce, davvero uno di quei pennelli che io utilizzo un sacco. Un classico blender, bello ampio, per fare tutte le sfumature che volete. Un pennello d'applicazione da cut crease, da shimmer, anche qui punti luce per tagliare la piega, top. E questo blender, più piccolino. Questi li terrò da parte perché ci voglio fare un video magari sugli altri social riservato in cui li proviamo. E questo appunto è stato il regalo di mia sorella. Direi di passare a un regalo fashion, che è un altro regalo che mi hanno fatto i miei genitori, ovvero questa bellissima pelliccia che vedrete meglio indossato di Bershka, quindi ovviamente sintetica, di un colore molto sobrio, devo dire. Non ho una pelliccia nell'armadio, quindi direi che era il caso di averne una. Proprio super bella, cioè proprio con un abito bianco, secondo me questa è stupenda. Poi io amo l'azzurro, quindi non potevo avere una pelliccia azzurra. C'era anche viola, ma il pelo era un pochettino più brutto. Taglia XS perché è abbastanza over. Mi piace un sacco, perché secondo me, nonostante il colore che è abbastanza extra, però devo dire che è molto elegante, perché comunque già la pelliccia fa la sua figura. E quindi questo è stato un regalo. Devo dire che Bershka sta facendo belle cose ultimamente negli anni, ha alzato molto anche i prezzi, infatti avete visto nei vari Vlogmas, quando mi arrivano pacchi su Shein, spesso io compro, diciamo, le imitazioni, perché alla fine Bershka non è una marca da imitare. Però Shein si ispira alle sue cose, io le ordino da lì, perché comunque per quello che le uso, qualche vestitino vario posso comprare anche su Shein. Questa già preferivo averla un attimino fatta meglio. Direi di passare a un altro regalo astratto, ovvero il regalo che ci siamo fatti io e Lucas. Abbiamo deciso quest'anno a Natale di non farci le solite stupidate, nel senso ormai siamo insieme da 4 anni, quindi non avevamo idee, erano le solite cose. Io regalo a lui tatuaggi, lui regala a me trucchi, intimo, piuttosto che abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa, ovvero regalarci un viaggio. Quindi abbiamo prenotato di andare ad Amsterdam nel periodo ancora invernale, verso San Valentino, comunque sulle date, comunque vi porterò con un vlog o comunque sulle storie di Instagram o con TikTok, eccetera. Abbiamo prenotato di andare ad Amsterdam 4 giorni, mi sembra, e quindi questo è stato il nostro regalo di Natale. Volevamo andarci entrambi, io c'ero stata già da piccola, però non mi ricordo nulla. Lui non c'è mai stato, quindi abbiamo prenotato questo mini viaggetto. Direi di tornare sul beauty e, sempre da parte dei miei genitori, abbiamo il Kajali. Volevo troppo provare il profumo Kajali. Per chi non lo sapesse, il brand della sorella di Huda Beauty ha creato il suo brand e ha fatto varie profumazioni. Il classico la ciliegia, ma vi giuro ragazzi, io l'ho usato e no, non mi piace. Il profumo è stra soggettivo. Mi piaceva molto sia questo sia il Vanilla Royale. Questo qui è il Vanilla numero 28, uno dei parfum, guardate come cade. Questo è il 50 ml. È molto bello anche esteticamente, perché è fatto così strascuro, mi piace un sacco, col diamantino. Profumo è un profumo da classico da donna, ma molto più dolce perché appunto c'è la vaniglia. Devo dire che anche il Vanilla Royale è molto molto buono, però ecco, ne ho voluto partire da lui, poi si vedrà se più avanti provare quell'altro. Però hanno usato quello ai fiori che non mi faceva impazzire, ciliegia che proprio non mi piaceva, anche quella alla mela mi piaceva molto, però ecco, come profumo già ce n'ho una acqua profumata alla mela, quindi lui ero molto curiosa di provarlo, sono curiosa anche di vedere quanto effettivamente poi dura. Direi di passare all'ultimo regalo astratto, che sono semplicemente dei soldi, mi sono stati dati da miei nonni, e dall'ultimo regalo fisico, che è quello anche un po' più corposo, che è quello che mi ha fatto mia nonna paterna. Mi ha fatto un bel regalone beauty. Inizio a pescare in questa busta dove pesco già bene. Anastasia Beverly Hills è la mia prima palette di Anastasia. Ebbene sì, non ho la Sultry, non ho la, come si chiama quella famosissima? Ora mi sfugge il nome, vabbè. Comunque, prima palette così di Anastasia. Sempre voluto la Soft Glam, ecco. Collezionare più le Naked io piuttosto che quelle di Anastasia. È l'ultima uscita, mi ispirava davvero tanto, a parte il pack che è bellissimo, e poi all'interno, vabbè, ha lo specchio e queste cialde che secondo me sono cambiate, perché prima non erano così, erano più tante, più piccole forse, adesso sono anche abbastanza grandi. Sono shimmer metallizzati e gli altri non sono opachi ma sono latex, quindi quelli che sembrano opachi ma comunque hanno dentro un po' di shimmerini. Mi sa che solo questi tre sono prettamente opachi. Comunque questo è lo schema colori, una palette prettamente autunnale, perché infatti
è uscita, ah, si chiama Rose Metal la palette, è uscita nel periodo autunnale, mi sembra ottobre-novembre, però ecco, ho preso l'occasione del Natale, me l'ha regalata, mi ispira veramente tanto e soprattutto appunto non avendo mai provato palette di Anastasia, immaginate la mia curiosità nel provarla e poi esteticamente molto bella anche appunto da collezionare, poi se le avete tutte ci sta. Direi di passare e pescare un'altra cosina, abbiamo Nabla Lift and Fix Brow Gel, il gel per fissare le sopracciglia. Per chi mi segue da un po' sa che io ho il microblading, però mi piace molto l'effetto laminato ultimamente e nessun gel funziona con me, nessuna soapy, nessuna cera. L'unico che sta funzionando per ora è quello di Shiglam, che è quello che indosso anche oggi, che me le tiene su effettivamente tutto il giorno. Quindi sono alla ricerca di un gel che me le tenga su tutto il giorno anche a me. Proveremo lui, ne parlano tutti benissimo. All'applicatore in silicone con anche la puntina più sottile per andare bene in tutti i punti e poi il tappo è stato studiato apposta per schiacciarle, per fare in modo di avere un effetto più piatto invece che voluminoso. Proseguo, vado a pescare, abbiamo un'altra mini palette, la Love Fest di Huda Beauty. Non ne ho tantissime, io ho le color block. Però ora quando escono mi piace comunque averle. Non ne hanno parlato forse benissimo, cioè nel senso si sa, le palette di Huda Beauty hanno gli shimmer che sono pazzeschi, gli opachi che non sono mai nulla di che. Il pack però è sempre bello ed è sempre averlo in Makeup Collection. Vedete, già gli shimmer è la cosa che vi cattura subito l'attenzione. Il resto è tutto basic, sono tre shimmer e tutto il resto opaco. Però secondo me ci sta, cioè ho colto l'occasione del Natale per volerla provare. Non ci fosse stato il Natale probabilmente non l'avrei provata e non sarebbe stata chissà quale perdita. Però insomma, Huda Beauty, è sempre bello averla. Vado a pescare altro, abbiamo sempre Nabla, un'altra novità, i Matte Pleasure Lipstick, tonalità Peach Deal. Era questa quella che avevo scelto? No, Ardine risponde no. Per me non era questa quella che avevo... Basta, Ardine è fissato con quella pelliccia blu. Per me non era questa quella che avevo scelto. Vado a... verifichiamo! Io ho scelto la 02, ma mi sembrava un altro nome. Infatti io ho scelto Glam On. Vabbè, abbiamo Peach Deal. Non so se poi l'ordine mi sa che l'ha fatto mia sorella, non so se si è confusa lei o se proprio Sephora nel mandarlo. Comunque il colore è molto bello, molto simile a quello che indosso è di Too Faced. Però sono i miei colori, marroncini, no, forse era questo il colore, non lo so. E è un opaco ma confortevole sulle labbra. Comunque il pack è bellissimo, vedete? Tutto marchiato con questa trama oro e bianco e il bullet è tipo effetto velluto quasi molto bello, sono molto curiosa di provarlo sulle labbra anche per capire la durata, però vedete l'effetto che è diverso da quello che indosso, questo è molto più matte, questo è molto più sheer. Ok, poi ultimi due prodottini Charlotte Tilbury, ho voluto provare il nuovo correttore, il Radiant Beautiful Skin Radiant Concealer, è della stessa linea del fondotinta Beautiful Skin che io ho in tonalità 3 Natural, qua 3.5 Fair. Vabbè, tanto stiamo andando contro l'inverno, comunque anche per illuminare il correttore se è più chiaro ci sta, il pack è sempre stupendo di Charlotte, cioè cosa gli vuoi dire? Questo è l'applicatore, classico da correttore, vediamo il colore. Ma vi dirò, ci sta. Ordinare purtroppo le cose online per quello che vi dicevo prima, il fondotinta, comunque essendo un costo importante, preferisco andare e provarlo. Però il correttore, devo dire che siano stati bravi. Molto curiosa di provarlo. È un correttore come il fondotinta, comunque leggero, da coprenza, sì, ma più va a uniformare piuttosto che dare quella coprenza esagerata. E soprattutto è molto leggero. Pezzo forte, alla fine vi ho lasciato lei. Anche qui, sempre palette di Huda Beauty. Ho sentito opinioni contrastanti, gente che si è da avere, gente che per il costo che ha potete tralasciare. Anche perché con mia nonna abbiamo fatto quest'ordine col Black Friday, perché era davvero straconveniente, perché Sephora aveva scontato tutto del 20%, quindi tipo risparmiavamo alla fine 40 euro, tranne lei non era in sconto, cioè pure. Comunque è la nuova Empowered Palette, io lì sopra ho la Naughty Nude, che è l'unica palettona grande che ho di Huda Beauty, e devo dire che è molto molto bella, non mi trovo molto ad utilizzarla, ma più che altro perché è lì in esposizione e per i colori che non sono principalmente miei, questi qua già sono più i miei,
Ma già appunto, come vi dicevo, se siete appassionati di make-up come me, queste qui sono anche solo da collezione, le palette di Huda Beauty. I colori di questa qui rispetto che appunto alla Naughty Nude sono molto più nelle mie corde perché mi trucco più con questi colori, vedete anche oggi, piuttosto che con quelli lì un po' più bordeaux, borgogna, eccetera. Come sempre la sua cialdina un po' cremosa, un po' polverosa, anche questa in crema. Sì, però ecco, è una palette abbastanza semplice, tanti nude chiari, qualche scuro, il nero, degli oro, non è nulla che io non avessi già in Makeup Collection, devo dire. Forse questo oro, cioè, carisma, ma guardatelo cos'è! Cioè, questo è pazzesco. Cioè, ho solo sfiorato il dito perché non volevo sporcarmi. Però, come vi dicevo, anche solo da avere lì ci vuole. Quindi questi erano tutti i miei regali di questo Natale 2022. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro pezzo preferito, se qualcosa di queste cose l'avete provate, se secondo voi potevo risparmiarmele, e fatemi sapere ovviamente anche i vostri regali di Natale. Io vi auguro ancora un buonissimo anno, noi ci vediamo nel 2023, come sempre iscrivetevi, ricordatevi, nuovo video ogni martedì e venerdì, cambia l'anno ma non cambiano i video, ore 14:30. Ci vediamo sempre qui e ci vediamo anche sugli altri social per restare sempre aggiornati su tutti gli altri contenuti. La comunicazione è molto più veloce, mi vedete anche molto più spesso. Quindi niente, fatemi sapere anche se volete il video dei preferiti make-up del 2022. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!